abbiamo organizzato questa serata per presentare un libro molto bello scritto da Bianca Maria Puma. È un libro bello perché, come vedremo, rilancia la vicenda di Emilio Servadio, che non ha bisogno certamente di presentazioni. Ringraziamo molto anche l'organizzazione della Sala Igea della Fondazione Treccani, nella figura del suo presidente, ma anche di tutti gli organizzatori che hanno organizzato questa giornata. Voglio ringraziare anche l'editore, che non ha avuto problemi ad accogliere questo libro e anche si è ingaggiato un dibattito serrato con noi sulla resa. E anche se la resa, come dicevamo poc'anzi, non è eccessivamente piacevole, però diciamo il libro non è costato nulla agli autori, ai curatori, ai prefatori, insomma. Però questo è un dato molto importante al giorno d'oggi, nel momento contemporaneo. Certo. L'organizzazione che abbiamo dato prevede una introduzione di Bianca Maria Puma, che è l'autrice di questo libro, perché la è curatrice. La curatrice, vabbè, sì. di fatto è l'autrice, perché il povero Servadio non c'è, anche se lui figura come autore, ed è la curatrice sicuramente dell'archivio Servadio, che è un archivio molto importante perché ci dà un'altra voce rispetto all'archivio De Martino, che è ben noto e molto gestito bene. Allora io vorrei intanto ringraziare anche Pino Schirripa e la dottoressa Giovanna Montinari e presentarli anche a voi, oltre a Bianca Maria Puma. E ringrazio molto Pino, perché Pino è un amico caro ed è un collega importante, vicepresidente della Società Italiana di Antropologia Medica, co-direttore della rivista di studi De Martignani Nostos, che è un laboratorio tra antropologia e storia, ed è il fondatore di missioni diverse in Africa, antropologia africanistica, quindi diciamo da questo punto di vista è molto molto importante averlo qui, sia perché ha una competenza italianistica, sia perché applica questa competenza italianistica in Africa. Questo è molto importante. Io una volta bocciai una ragazza che aveva detto che De Martino aveva fatto ricerche in Africa, però con Pino si potrebbe dire, perché di fatto l'approccio che Pino Schirripa dedica, e come vedete i suoi numerosi libri, le sue numerose pubblicazioni, allo studio delle religioni africane è un approccio anche de martiniano, e questo credo che avrete modo di evincerlo dalle cose che dirà. E poi voglio ringraziare molto Giovanna Montinari, che di fatto è una figura che copre l'altro versante, diciamo, il versante psicologico, psicoanalitico, ed è infatti lei una socia ordinaria della Società Italiana Psicoanalitica, la SPI, dicevamo, ed ha anche fondato un centro molto importante, che è un centro di ricerca e anche di assistenza, che è intitolato Rifornimento in Volo, vero? Ed è appunto un centro dell'ARPAD, cioè denominato ARPAD, che sì, è l'acronimo che indica l'Associazione di Assistenza Psicologica o di Adolescenti. Per gli adolescenti, grazie. Ecco, io non mi voglio trattenere molto, do subito la parola a Bianca Maria, ringrazio i nostri prestigiosi ospiti e darò anche loro subito la parola dopo. E prego soltanto di tenersi nel tempo che Anna Maria ci impiegherà, c'è una mezz'oretta, diciamo. Mezz'oretta. Ecco, allora, io avete vorrei... Io vorrei aggiungere che la dottoressa Montinari, e anche lei, è stata allieva del professor Servadio, quindi il suo intervento è ancora più prezioso in questa circostanza. E vorrei cominciare a ringraziare anch'io l'Istituto Treccani per questa opportunità che ci ha dato nuovamente, già ci aveva fissato questa sala per il 27 marzo, poi per ovvi motivi non è stata potuta essere celebrata questa giornata, e nel 2004 ci eravamo riuniti in questa sala per onorare la giornata di studi in onore di Servadio in occasione del suo centenario. E in tutte le presentazioni questa è la sede, secondo me, più adatta, in quanto Servadio si può dire che qui è di casa.
perché lui fu fra i primi collaboratori dell'enciclopedia, di questo sogno di realizzare un'enciclopedia nazionale, sogno che era stato coltivato negli anni 20, nella seconda metà degli anni 20 del secolo scorso, di dare vita a un'enciclopedia nazionale che avesse la possibilità di raccogliere tutti i maggiori intellettuali dell'epoca, al di là della loro colorazione politica, e questa è una cosa molto importante. Treccani infatti scrisse: la politica può dividere gli uomini, la cultura li deve unire tutti. E quindi in questo progetto, che vide il primo volume nel 29, collaborò Servaddio, e lui offrì la sua disponibilità a collaborare con l'enciclopedia e poi con il dizionario enciclopedico per tutta la vita, eccetto i 7 anni in cui lui fu costretto a emigrare in India. Quindi ringrazio in primis la Treccani di averci concesso questa sala, e ringrazio anch'io tutti i coordinatori, fra tutti il professor Pizza, che ha curato del volume una brillante prefazione, che ha accettato di moderare questa presentazione sempre con grande entusiasmo e generosità. Scusate, devo chiudere perché questo non si riesce a silenziare. E ringrazio anche il professor Schirripa e la dottoressa Montinari. Adesso vorrei darvi un breve sguardo su questo libro e illustrarvelo anche attraverso delle immagini, perché in questo libro sono contenute tante foto che purtroppo, come notava la dottoressa Simonelli, non rendono rispetto a quelle vive. Mi stavo dimenticando un ringraziamento particolare anche a altre due persone che sarebbero dovute essere entrambi presenti, la dottoressa Maria Rosaria, Lucia Rosaria Petese, che è stata l'archivista che ha mappato l'archivio Servaddio, perché ha curato le note, l'aspetto. Questo è molto importante, scusa se ti interrompo, ma è molto importante l'archivio Servaddio dal punto di vista degli studi. Sì. Perché naturalmente anche è importante chi l'ha mantenuto così, chi l'ha costruito così, chi l'ha catalogato così. Sì. Ma è importante perché costituisce un punto di riferimento fondamentale per l'antropologia, non solo per la psicologia, quello per la psicoanalisi che era il suo lavoro. E per la storiografia. Per la storiografia, per l'antropologia, per le scienze sociali, le scienze umane. È un punto di partenza per numerose ricerche tuttora da fare e da progettare. E poi una particolarità dell'archivio Servaddio, credo che rispetto agli altri archivi, che Servaddio conservava le minute, per cui noi abbiamo delle varie lettere, le varie comunicazioni con gli studiosi, abbiamo la lettera e la risposta, e quindi abbiamo veramente un ventaglio completo, una grande ricchezza. Comunque l'azione, il contributo della dottoressa Petese non è stato solo quello di mappare l'archivio, di dare un riferimento archivistico alle note, ma mi accompagnò anche in un paesino vicino a Aosta, dove io ho potuto incontrare Teresina, la protagonista della seconda parte del volume, per avere una liberatoria. Un sentito ringraziamento va anche alla dottoressa Simonelli, qui presente, che ha accolto con grande trasporto la proposta di affiancarmi nel delicato compito della trascrizione dei documenti che a volte manoscritti, stavamo con la lente di ingrandimento, è stato insomma un lavoro molto impegnativo e del quale poi noi abbiamo offerto una presentazione ragionata. È stata una compagna sensibile, attenta e partecipe, oltre che un aiuto altamente competente.
anche lei il suo contributo non si è fermato a questo, perché mi ha affiancato e mi ha aiutato nella correzione delle bozze, ed è a lei che il libro deve la compilazione della bibliografia. Quindi un sentito grazie a queste due dottoresse prima di vedere l'opera. Allora, questo è Servadio appena arrivato a Roma. Questo libro come è nato? È nato grazie all'idea di una grande antropologa recentemente scomparsa, Clara Gallini, la quale è stata l'erede, diciamo, intellettuale del pensiero De Martiniano e che ha raccontato tutte le varie spedizioni di De Martino. Mi contattò prima del 2008, in occasione della pubblicazione di un libro, di un'opera postuma di De Martino, per avere la liberatoria alla pubblicazione di alcuni documenti di Servadio riguardo a quella spedizione. Scusa, perché in quella occasione avevano pubblicato dall'archivio del convegno alcune cose con le quali tu dialoghi. Cose che io poi già ne ho riportato nel testo, perché ho pubblicato tutto quello che concerne la spedizione in Lucania. Però lei mi chiese, per esempio, il report. Quindi è inutile quel libro di Clara e di Tramonti. No, è un'altra ottica, ci sono anche altre cose, cioè c'è un'integrazione, perché... Io ho pubblicato tutto quello che era sull'archivio Servadio, Clara si è occupata primariamente dell'archivio, sono voci plurali gli archivi, è scritto, no? Dire, come ha scritto Pizza, non so in che anno. Questo intendevo dire, infatti. Quindi sono voci plurali, sono, diciamo, che corali. Cioè, io intendo sostanzialmente dire questo, che l'archivio Servadio e l'archivio De Martino sono due archivi importanti. Con questa opera, per la prima volta, diamo una controvoce a quel libro che curarono Clara Gallini e Tramonti, che è dal punto di vista dell'archivio De Martino antropologico. Questo libro invece è dal punto di vista dell'archivio di Servadio. È un completamento. Quindi è inutile dire io ho fatto di più, loro hanno fatto di meno. Sono due posizioni diverse, che si integrano però. Io perché ho diverse detto che affini, è importante... Anche affini. No, scusami, quando ho fatto la prefazione, ci tengo a dirlo, ho detto che il tuo libro somiglia moltissimo a un libro di lettere di carteggio tra Gramsci e altri. Sai perché l'ho detto e l'ho scritto anche... non è le lettere dal carcere del 47, Pino, è le lettere dal carcere del 99, che esce dopo, quello del 99, che per la prima volta esce con le risposte che Tatiana, la cognata di Gramsci, gli aveva dato. È la prima volta, dobbiamo aspettare il 99. E qui dobbiamo aspettare un po' di tempo. E quindi io questi due libri li leggerei sempre insieme. Certo. E questa idea delle minute è fondamentale. E Clara, con Clara io ho avuto un rapporto epistolare che è andato avanti per tanti anni e si è colorato sempre più di toni affettivi e caldi. Lei ha usato nei miei confronti dei toni molto affettuosi. Secondo me lei rivedeva in me la sua stessa dedizione nei confronti del maestro, il desiderio di volerne celebrare la memoria. E comunque, ritornando al libro, lei mi chiese questa liberatoria e così cominciò il nostro rapporto. E, anni dopo, volendo approfondire ancora la ricerca del 57, mi scrisse che voleva pubblicare gli archivi e dall'archivio Servadio il diario scritto da Servadio durante la ricerca e voleva anche pubblicare i taccuini. Io le scrissi che quest'opera mi sarebbe molto piaciuta, mi sarebbe piaciuto offrire un ulteriore approfondimento a questa spedizione di cui si conosceva ben poco e che avrei avuto piacere che uscisse come voce di Servadio
nella maniera analoga in cui è uscito il libro di De Martino, con l'opera postuma di De Martino nel 2008. Purtroppo la malattia di Clara e la sua scomparsa non hanno potuto realizzare questo nostro proposito, nonostante lei si fosse attivata a trovare un editore, a cercare altro materiale di De Martino, e quindi io ho deciso di dedicare alla sua memoria questa pubblicazione, perché l'idea parte da lei, se no a me non mi sarebbe mai venuto forse in mente di cominciare a pubblicare delle cose di Servadio. Un applauso a Clara Gallini. Un applauso a Clara Gallini. Quanto muore, sai, che quando oltre si ricordano le persone scomparse si fanno gli applausi. Ah sì? Sì, ecco. Ai funerali pure. Allora, poi un'altra cosa, un altro merito o un'altra sintonia di Clara Gallini è che guardava con profonda ammirazione la personalità e gli scritti di Servaddio. Da ultimo addirittura voleva pubblicare, mi aveva chiesto la liberatoria, poi l'hai detto pure tu Gianni, voleva pubblicare Le oscure vie della guarigione, cambiando un pochino sì. Il titolo, in un lavoro che poi io detti questa liberatoria a lei e all'editore, però non uscì più perché non so, per eredi, con gli eredi, non è più uscito questo lavoro che lei aveva fatto proprio sulle malattie. Sì. Lei guardava Servaddio con un estremo interesse, con un estremo fascino, e anche aveva notato l'eccezionalità della partecipazione di De Martino e di Servaddio a una spedizione demartiniana. Una persona così già affermata, già conosciuta a livello internazionale, che dedica tutto il suo tempo. Noi lo vediamo nel libro. Fra un convegno e l'altro, con convegni che si accavallano, anche a Royamont, che aveva organizzato lui con Amadou, non riesce a finire il convegno che già doveva andare in un altro. E quindi lei voleva capire anche meglio la personalità di questo studioso e anche il suo interesse per la parapsicologia, che andava specificato, secondo me, andava specificato. Infatti io ho dedicato nell'introduzione un bel paragrafetto corposo sul connubio fra psicanalisi e parapsicologia operato da Servaddio. Che poi è un connubio sostanzialmente non solo di tipo scientifico, diciamo così. Non dimentichiamo che De Martino fu finanziato, come tu dimostri, dalla società di psicanalisi. Dalla Parapsychology Foundation, certo. E c'è in Francia tutta una linea di rilettura, che la si può pure ignorare per carità, però è una linea di lettura che lavora invece molto sul rapporto che De Martino ebbe con suo suocero Macchioro e sulla seduzione anche alla parapsicologia. Certo, il materialismo sia di Servaddio, devo dire, però non troppo, di De Martino gli impedirono, ma rimuovere quella fase è sbagliato, certo, sì. Non si comprende la originalità. Non si comprende, a prescindere. Comunque il connubio di Servaddio è che lui non scinde la sua indagine psicanalitica e parapsicologica. Lui è lo psicanalista che si pone il problema di studiare stati della mente che sono accanto, come dice il termine della parola, il significato etimologico, parapsicologia, sono accanto alla psicologia. Quindi per lui è lo studio di quei fenomeni all'atere della psiche. E questo è molto importante, nasce nella prima giovinezza, lui ha avuto testimonianza dei contatti telepatici, fin da piccolo, dei contatti telepatici fra la madre che viveva a Genova e la zia, sorella gemella della madre, che viveva a Firenze, e si rese conto ben presto che in questi fenomeni la dimensione spazio-temporale non esiste,
sono uniti, passato, presente e futuro sono uniti in un continuum spazio-temporale. E più avanti lui scoprì la temporalità dell'inconscio, quindi vedeva questo terreno comune. Se si prescinde da questa impostazione metodologica, non si può capire la ricerca e la partecipazione di Servadio a questa ricerca. Comunque una cosa importante è l'incontro con Ernesto De Martino. Sia io che Clara Gallini non siamo riusciti a trovare negli archivi di questi due studiosi del materiale che possa testimoniare come e quando questi due studiosi si fossero incontrati, però si è visto in quali ambienti orbitavano e si è cercato dei possibili ponti di contatto, però può essere che un domani un ricercatore in qualche altro archivio, nell'archivio di Pestazzone non c'è niente perché sono andata a vedere, però insomma può essere che qualche altro studioso trovi il momento del contatto. Trovi il momento del contatto. Di questo connubio io potrei parlarvi in un tempo. No. Però penso che cioè, 14 per minuti. Voglio lasciare tempo agli altri relatori e alla discussione. Però quello che è importante è che De Martino e Servadio si incontrarono alla società di metapsichica che Servadio era riuscito a fondare con altri collaboratori nel 1937 e quindi si incontrarono lì, possiamo partire da lì. Qui possiamo vedere in questa foto Servadio e De Martino con la signora Garrett. La signora Garrett era una medium irlandese naturalizzata statunitense che aveva contattato Servadio al rientro di Servadio in Italia nel 1946 e che aveva dei progetti di rilanciare la parapsicologia nel mondo come disciplina scientifica. Riuscì a concretizzare i suoi intenti nel 1951 fondando la Parapsychology Foundation. Va bene, allora è importante l'incontro con la signora Garrett perché la Parapsychology Foundation organizzava delle conferenze per consentire uno scambio dialettico fra gli studiosi di parapsicologia e finanziava anche delle ricerche in questo settore. E Servadio insieme a un altro studioso di parapsicologia che aveva fatto anche una tesi di dottorato in etnologia, Robert Amadou, e progettò la conferenza di Royamont in cui però mi saltano delle cose, vabbè, non ho delle diapositive, vabbè, in cui avrebbero potuto Servadio e De Martino presentare il loro progetto di una spedizione in Lucania. Infatti in questa conferenza che si svolse in una location molto suggestiva che è l'abbazia di Royamont, c'erano delle tre sezioni fra cui parapsicologia e etnologia. Ecco. E una settimana dopo questa conferenza si tenne a Roma il terzo congresso nazionale della società di metapsichica che nel frattempo dopo la guerra era diventata società di parapsicologia e lì fu presente anche il direttore amministrativo della fondazione e fu confermata l'idea di elargire un finanziamento che per l'epoca era veramente impensabile rispetto a quelli che aveva avuto prima De Martino, era una
Allora, che altro possiamo dire? Allora, che la Parapsychology Foundation offrì questo finanziamento e nonostante... Come vivere con accanto tutte le carte di Servadio? È una domanda che mi sono posto un sacco di volte. Beh, è stimolante, perché sì. Uno ogni tanto può andare a vedere. Allora, una volta ottenuto questo finanziamento, Servadio preferì lasciare all'amico etnologo la gestione del finanziamento stesso, in quanto proprio da lui era partita l'idea della ricerca, però lui rimase l'unico referente per la fondazione e aiutò De Martino nel preventivo delle spese, nella gestione, nelle comunicazioni con la fondazione e in tutta l'organizzazione. Nell'autunno del 1956 l'Istituto di Etnologia dell'Università di Perugia, diretta da Tullio Seppilli. Altro grande scomparso di cui Gianni è diventato l'erede intellettuale con l'antropologia. Tullio Seppilli è stato il fondatore dell'antropologia medica in Italia. Non c'ha nessun erede. Ecco, una cosa che posso dire, che prima ho mancato di dire presentando Pino Schiripa, è che, ci accomuna molto l'amore per Tullio. Quindi se abbiamo fatto un applauso a Tullio, facciamolo pure a Tullio. Un applauso a Tullio. Nel senso che Pino ed io siamo stati coloro che hanno affiancato Tullio fin dalla nascita della rivista di antropologia medica, che era tra virgolette il giocattolo di Tullio, cioè la principale attività di Tullio, diciamo così, giocattolo in senso molto buono. Cioè la principale attività di Tullio Seppilli è stata recente, è stata l'antropologia medica, che lui introdusse nel 92 nello statuto. Allora si introduceva nello statuto, ma puoi insegnare quello che ti pare. Invece allora si doveva introdurre nello statuto. Certo non è stato il mio maestro è stato un'altra persona, tu lo sai. Sì. E qui vorrei salutare di nuovo Viviana Simonelli e anche Ireneo Bellotta e mi dispiace, ma facciamo un applauso pure ad Alfonso Maria. Facciamo un applauso anche a Alfonso Di Nola, che era amico di Servadio, c'era un rapporto di profonda stima anche con... Certo. Con Alfonso Di Nola e Servadio. Diciamo che Servadio era un interlocutore dell'antropologia italiana di notevole spessore, questo va detto. Diciamo perché che... la psicoanalisi non lo soddisfaceva fino in fondo. E questo io lo trovo molto interessante, questo dialogo. E lui era in una ricerca continua. L'antropologia psicologica. Vabbè, ritorniamo alla... Torna dove era. Allora, l'Istituto di Etnologia nell'autunno 1956 dà l'assenso, dà la sua disponibilità a diventare il garante della ricerca e poco dopo arrivò anche l'assenso del secondo ente, che era l'ente il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. Si andava così formando l'equipe. Con i due esponenti, i due rappresentanti dei due enti, Servadio, De Martino, e oltre a loro questa equipa era composta da Vittoria De Palma, compagna di De Martino nella vita, nelle spedizioni e nei viaggi De Martiniani, anche successivamente. Che ha fatto l'archivio di Martino, Non è De Martino, De Martino non gliene poteva importare molto, ma l'ha fatto Vittoria. A lei bisogna essere grati di questo archivio di Martino. Certo. Non solo, ma Vittoria, come ha scritto Clara Gallini, non per tirare sempre in mezzo Clara, però ha scritto che ha dato un grandissimo contributo alle spedizioni de Martiniane, pur restando un po' nell'ombra. Ma vedi, c'è una storia dell'antropologia che dà molta importanza ai collaboratori dell'antropologia, alle fidanzate, alle amanti, alle compagne. Certo. Dà molta importanza. Dietro un grande uomo c'è una grande donna. Sì, questo si dice, però diciamo,
è una storia dell'antropologia, penso a Handler e a tutti gli altri, che fanno una storia dell'antropologia dando l'importanza nella costruzione delle tradizioni antropologiche ai collaboratori, che finalmente trovano una loro importanza finalmente, perché altrimenti stanno sempre dietro il grande uomo, cioè dietro, una presenza no, devono costante. Stare avanti, devono stare vicino. Come no, è stata una presenza costante, utilissima poi in questo contesto di questa spedizione, perché grazie a Vittoria Giovanna, dirà Servaddio, che è un'altra partecipante, ci fu la possibilità di avvicinare le donne locali che erano ritrose rispetto a questi. Qua dici 5 minuti, 10 andiamo. Un attimo di tolleranza. Allora vado veloce, Vittoria De Palma. Mario Pizzurra era il rappresentante dell'Istituto di Igiene dell'Università di Perugia e il referente medico. Sui tre, la ricerca si posava sui tre criteri scientifici: quello medico igienista di Mario Pizzurra, quello di De Martino etnologico e quello di Servaddio psicologico parapsicologico. Poi un altro esponente, Romano Calesi, che era il rappresentante delle tradizioni popolari. Erano dei ragazzi. Adam Abruzzi, di cui sia io che Clara Gallini non abbiamo trovato grandi informazioni, però la sua testimonianza è nelle interviste. Aldo Gilardi, il fotografo del gruppo, ci ha lasciato delle foto meravigliose. E Giovanna, la compagna di Abruzzi, di cui non sappiamo granché, però Servaddio dice che sia lei che Vittoria avevano una preparazione, un'esperienza già nell'ambito delle spedizioni, dell'antropologia, avevano fatto ricerche. La partenza e il viaggio. L'equipe si riunì la sera prima a casa di De Martino prima della partenza, via Caterina Fieschi 1, per prendere gli ultimi accordi, e la mattina dopo, di buon'ora, la mattina del 15 maggio, partì da sotto casa di De Martino. Qui li vediamo, questa è una foto di Gilardi che ha una nitidezza diversa da quelle che poi sono le foto che hanno scattato i partecipanti, lui fotografo di professione. Il viaggio fu fatto su 3600. Sì, questo consentimi di aggiungere un elemento, perché i viaggi etnografici delle spedizioni italiane verso il sud, non a caso si chiamano spedizioni. Sì, esatto. Perché non c'era l'autostrada del sole, non c'era. Erano dei veri e propri viaggi, per cui questo un po', non dico molto, ma un po' dà conto di quelle critiche che sono state fatte, ma come fate queste spedizioni poi per poche settimane? Andate vicinissimo, ma conto è vicinissimo oggi. Gianni, loro partono il 15, il primo giorno di intervista è il 17, perché il 16 probabilmente erano morti. Quindi, perché già adesso arrivare in Lucania è un po' un problema. No, io lo dico perché. Ma allora era veramente una cosa. Allora, con 5 macchine. Scusa, perché c'è una critica all'antropologia italiana di dire siete stati sul terreno vicino. Ma conto è vicino oggi, un conto è vicino. È vicino allora con quelle strade. Già oggi dicevo è complicato arrivare. Allora era complicatissimo. Noi abbiamo delle notizie sul viaggio, grazie di come si condusse questo viaggio, grazie alla poesia umoristica contenuta nel primo taccuino, dove c'è le loro soste, il ristorante, quello che successe. Ecco qui una foto di loro al ristorante, una foto che scattò Servaddio durante il viaggio, in una pausa. Vedete, questa è Vittoria De Palma, questa signora a sinistra. E finalmente arrivarono, sempre da questa poesia sappiamo, che arrivarono a Potenza e il primo giorno lì finalmente si riposarono. Il giorno dopo, il 16 maggio, non ci sono punti perché evidentemente erano talmente distrutti che ebbero bisogno di fare
Allora, raccolsero tantissimo materiale, tantissime fotografie, qui ci sono delle interviste, Servaddio che intervista una donna, Calisi e Servaddio durante un'intervista, Pizzurra e Servaddio, andiamo veloce. Allora, furono fatte durante quasi alla fine della spedizione, furono fatte due riunioni. E vabbè, concedimi un altro po' perché devo parlare pure di tre secondi. Però non il doppio, assolutamente. No. E, 5 minuti in più, non di più. Non mi tiranneggiare. Ah, vuoi parlare a lungo? No, voglio dire. Me ne vado e tu parli. No, voglio dire qualcosa pure di Teresina. Però ci abbiamo due ospiti che devono parlare. Sì, allora il report, il mancato report, questo studio doveva concludersi in una pubblicazione da parte dei tre studiosi. Questa pubblicazione non fu realizzata, fu realizzato solo un report. Io racconto tutte queste cose nell'introduzione anche perché parte del materiale fu smarrito. E ognuno di questi degli studiosi raccontò la sua versione e la sua esperienza, Servaddio attraverso 5 articoli divulgativi e poi anche attraverso dei lavori, delle conferenze e dei lavori scientifici. De Martino dedicò il paragrafo Vita magica di Albano nel volume su De Magia, ma ancora prima pubblicò un lavoro sulla rivista Tempi Moderni. Pizzurra pure presentò un congresso, i documenti, diciamo, sono stati pubblicati tutti i documenti che sono contenuti, non solo il diario Tacquini che desiderava Clara, ma anche altre cose che sono state rinvenute nell'archivio Servaddio, e si è scelto con la dottoressa Simonelli di rispettare il criterio della grande antropologa De Martiniana, non apportando assolutamente nessuna correzione ai documenti, pubblicandoli integralmente come era solita fare Clara, senza nessuna manipolazione arbitraria. E qui ci sono dei documenti, questo è il diario di Servaddio, la riunione, parte seconda. La parte seconda è una parte che a me sta molto a cuore, secondo me non va intesa solamente in un'accezione estetico-sentimentale, ma può essere oggetto di studi antropologici e psicologici. È un viaggio nel viaggio dove sono mobilitati affetti e sentimenti. Questa bambina parla di una bambina di 7 anni che Servaddio incontra in Lucania e che lui aiutò e accompagnò fino all'età adulta della maturità. In Lucania c'erano tantissimi bambini lasciati soli per strada o in gruppi o da soli per strada. Cosa colpì di questa bambina tanto Servaddio da dedicargli tutto questo impegno? Fu uno sguardo profondo di dolore, una richiesta di aiuto. E Servaddio aiuta questa bambina a crescere, ed è per me questo ha delle valenze. Questa è stata valenze. Una scoperta del tuo libro, no? Sì, una scoperta. Prima all'inizio non si capiva non come mai c'era tutto questo carteggio, però in fondo fa parte delle cure non convenzionali, è una cura dove l'amore si manifesta come l'ingrediente principale, è veramente la magia che porta a guarigione, perché lui le dedica un'attenzione costante. E sembra che non abbia altro da fare leggendo queste lettere che occuparsi di questa bambina. E questa bambina non cresce all'interno di un setting, ma
quasi, non vorrei dire un'eresia, dottoressa, però ne respira il clima, perché è contenuta, è sostenuta e non è mai giudicata, è vista nei suoi bisogni, quindi è una parte del volume che mi sta molto a cuore e che trovo poi estremamente attuale, perché in questo momento noi siamo chiamati a una rivoluzione della nostra, è un cambiamento, una rivoluzione dei nostri criteri morali. Siamo chiamati al passaggio da una logica egocentrica del profitto ad ogni costo invece all'empatia, alla solidarietà. E questo testo, secondo me, ci interpella sulle nostre capacità empatiche davanti alla sofferenza. Grazie a tutti. Sono stata brava ai 5 minuti.